Poi se c'è una cosa che proprio ti dà i nervi quando fai degli acquisti che sono sbagliati, proprio ti cadono le braccia, ti cade per terra la situazione, no? Anche te fai wire? No, allora amici, tante volte capita di comprare materiali che poi si rivelano non così fondamentali per il nostro lavoro. È perché siamo, è una cosa del tutto naturale che faccio ancora, cioè io lo manifesto, lo faccio ancora. Però diciamo è dettato più che altro dalla nostra volontà di fare di più, di fare meglio e sicuri che un materiale nuovo, particolare, ci aiuti in modo particolare, l'ho già detto, ma significa che vorremmo migliorare con l'ausilio di mezzi meccanici o manuali di buona qualità. Però, il wire ha questa grande possibilità, ce la offre la possibilità di lavorare con pochi materiali, così non finisci per comprare cose come queste. Acido borico in quantità industriale, con errore di ordine, per cui te ne arrivano altri due. Misteriosi jig con i quali tu credi di fare grandi cose, ma che si rompono non appena tu li guardi. Martelli di non eccelsa qualità con punte smontabili per testurizzare così che fanno la ruggine e tu non usi mai. Questi cosi che a volte funzionano, a volte no, sinceramente non dovrei dirlo, ma è meglio l'accendino. Per non parlare, amici, delle pinze di ogni genere e tipo, quando poi le pinze basta che siano di qualità, poche ma buone. Allora, vediamo quali sono gli attrezzi base per chi comincia, ma non solo. Iniziamo dalle pinze. Cominciamo da queste pinze che sono più o meno equivalenti. Possono essere usate in situazioni diverse o anche per preferenza personale. Però possiamo dire che si tratta di variazioni di pinze assolutamente simili con la stessa funzione, cioè quella di tenere il filo e di piegarlo. Allora, vediamo però le piccole differenze. Queste sono pinze troncoconiche, una con la presa ergonomica e una con la presa normale. La cosa molto importante per queste pinze, che sono basiche, fondamentali per l'uso nella tecnica wire, è che abbiano le due punte ben allineate sin dall'inizio e una certa resistenza perché non si stortino facilmente. Naturalmente noi saremo attenti a non utilizzare questo tipo di pinza, che comunque non è fortissima, con materiali molto molto duri da piegare, perché altrimenti la rovineremmo facilmente. Quando le due parti della pinza, le due punte, si discostano l'una dall'altra, la pinza è quasi da buttare. Questa pinza ha i margini troncopiramidali e la punta assottigliata. Io la trovo molto comoda. È sicuramente adatta per piegare piuttosto bene il filo, ad esempio a 90 gradi, soprattutto se è sottile, questa ampiezza, questa altezza è abbastanza sottile. Può essere anche di una forma diversa e avere i margini perpendicolari tra di loro, disegnare, cioè una figura, se la vediamo sul piano, una figura rettangolare, va molto bene. Questa è troncoconica, io mi trovo molto bene, è di Wabers, ma ce ne sono tantissime, insomma, quando una pinza è fatta bene, devo dire che la marca non è poi così importante. Secondo me sono pinze fondamentali. Toglierei forse questa perché io non mi trovo molto bene con questa presa. Pinze fondamentali. Un'altra pinza fondamentale è questa, è la pinza per raddrizzare e incrudire anche leggermente il filo. Si usa in questo modo, si passa sul filo così, arriviamo più o meno sul millimetro di filo che è possibile stirare con questo tipo di pinza con le ganasce di plastica.
dipende anche dalla morbidezza o durezza del filo, naturalmente. Io ho una passione particolare per la pinza con le punte ricurve, perché arriva dove non arrivano le altre pinze. Se è ancora più sottile questa parte finale, cioè la punta, secondo me è anche meglio. Questa punta, anzi questa pinza, ha 10 anni, ben 10 anni. Ha perso la molla interna, però io oramai sono così abituata ad usarla che è diventata quasi una protesi della mia mano. Parliamo di martelli. Sui martelli va detto qualcosa di molto importante, che anche qui ognuno ha la propria fisima. In particolare bisogna dire che esistono tantissimi tipi di martelli ed ogni martello ha una funzione. Vi devo confessare che io da sempre uso un normalissimo martellino, perché il filo comunque non ha bisogno, se parliamo di filo, di martelli molto pesanti e che abbiano un'impugnatura anche difficile, mentre un martellino come questo o anche leggermente più grande, con una testa un pochino più grande, è perfetto. Se anche voi volete ricorrere, diciamo, ad una strumentazione minimalista come la mia, ricordatevi di smussare gli angoli della testa del martello, perché altrimenti si imprimerebbero sulla superficie del metallo, del filo, del lavoro che state facendo. Quindi è molto importante, anzi io lo dovrei rifare come ho fatto con la carta vetrata, a dir la verità, e si possono utilizzare anche le paste per sgrossatura, lucidatura e così via, però la carta vetrata, quel passaggio con una mola o carta vetrata è necessaria. È necessario, quindi ecco qui il mio martello da lavoro. Ritengo necessario anche questo martello, che balla un po', però è un martello di plastica, per il filo è perfetto perché non lo marca, non riesce a lavorare su tutti i fili perché alcuni sono troppo spessi, e quando sono troppo spessi io ricorro a questo tipo di martello, fatto credo con delle avanzi di pelle di animale, oddio io spero di no, spero sia di plastica, ed è un rawhide mullet, così si chiama in inglese, e lo scriverò in italiano se riesco a trovare la traduzione perfetta, la vedrete scritta qui. Ed è, devo dire, molto utile, perché anche questo non segna particolarmente il filo e lo potete anche raddrizzare abbastanza se avete fili particolarmente larghi, spessi nel diametro. Questi due martelli fanno parte della grande casa, diciamo così, dei martelli da cesello, e vengono utilizzati appunto nell'arte del cesello, del repoussé, cioè si utilizzano con altri strumenti che io qui sto imitando perché non li ho, ma si tratta di punzoni, per esempio, punzoni per decorare, per cesellare, per formare, per il fold forming anche. Hanno anche questa parte posteriore che si può utilizzare per testurizzare il filo, oppure un lavoro, qualsiasi lavoro, o la strina di metallo. Si può anche utilizzare all'interno di una bottoniera, per esempio, per un lavoro con la bottoniera. Allora, io li utilizzo, sì, qualche punzone devo dire ce l'ho, quello per l'argento e poco altro devo dire. Ogni tanto provo ad utilizzarlo col filo. È importante, se volete acquistare un martello di questo tipo, che abbia gli angoli ben smussati e che sia di qualità, perché può essere utile per appiattire il filo. In questo caso l'ho rovinato perché, come vedete, è venuta via la copertura, quindi dovrei rifarla, rilucidarla, però si può utilizzare per appiattire il filo. Per quale motivo? Perché è leggero, maneggevole e quindi è piuttosto pratico. Sappiate che esistono martelli proprio per rendere il filo piatto, sono i planishing hammer, noi che ci siamo stati allevati alla scuola americana dei 1000 martelli Fretz, sappiamo che ci sono i martelli appositi per appiattire
appiattire. Ma indovinate quale uso io? Il mio. C'è poco da fare. Però questi, insomma, hanno la loro valenza e di tanto in tanto li uso. Non dimenticate di utilizzare anche una base per martellare. Oggi sono in vendita, li trovate dappertutto. Io ho questa che è di riciclo e che trovo assolutamente perfetta e fa il suo servizio da 10 anni. Infine, tra le cose che secondo me sono necessarie e indispensabili, se si vuole lavorare con il filo metallico e fare anche qualcosa di più, è l'archetto. Il mio è molto piccolo, devo dire che è arrivato il momento di passare ad un archetto un po' più profondo, un po' più lungo. Però insomma, per il mio lavoro, per quello che faccio, va sempre molto bene, nonostante la sua modesta apparenza. All'archetto vanno abbinate delle seghette, che sono questa, vedete? Ok? Le seghette sono veramente, anche qui è un mondo, un universo, ce ne sono tantissime di vario tipo, qualità soprattutto, di varia misura, a seconda dello spessore che dobbiamo tagliare. E l'archetto, sappiate che è molto utile quando dobbiamo tagliare degli anellini, degli occhielli e degli anellini che siano perfetti. A me piacciono, però poi dopo mi fanno ingravidare, perché si sa che fanno ingravidare. Anche oltre l'età, poi no, io ho scelto i gatti ormai. Amici, allora, questa è una breve carrellata di strumenti che io ritengo basici, necessari e totalmente economici per la tecnica wire. Voi che cosa utilizzate? Aggiungereste qualcosa? Togliereste qualcosa? Siete abituati a qualcos'altro? Siete affezionati ad un altro strumento? O che altro ancora? Cosa aggiungereste o togliereste da questa lista? Fatemi sapere come lavorate, perché sono tutta orecchie e voglio sapere e imparare da voi. Mi raccomando, qui ci sono gli altri tutorial da cui potete attingere se volete, bontà vostra. Ci vediamo la prossima settimana.